Alessandro Ciappi, schiacciatore della Sir Safety Bastia, un big match incredibile per emozioni e per partecipazioni del pubblico, una vittoria che porta assolutamente Bastia con merito ad essere campione d'inverno. Sì, diciamo che in campo non riuscivamo neanche a sentirci, tra il pubblico e le sirene era veramente un'emozione, perché poi l'adrenalina era a mille, qui c'erano tanti ex e varie emozioni in campo, inoltre poi il titolo in palio che era il campione d'inverno, ecco, una squadra favorita, abbiamo fatto una grandissima partita. Adesso per Bastia c'è un girone di ritorno dove sarà attesa da tutti, ma con scontri, diciamo, diretti che si possono giocare in casa. Poi ci sarà probabilmente l'ultima giornata con la chiusura a Genova, ma diciamo che adesso con i nuovi acquisti Bastia è prepotentemente la candidata alla vittoria finale? Sì, diciamo che a parte gli scongiuri non so se si vedono le camere. Sì, con nuovi acquisti siamo completi, diciamo che ora siamo coperti in tutti i ruoli e a parte che stasera Costa non è entrato, però è un ottimo giocatore, quindi come hai visto il campionato è lungo e difficile, quindi ci sono delle partite dove non rendiamo al meglio e lui è subito pronto, è un gran giocatore, quindi ecco, come Taba invece ha dimostrato già di esserlo, che ha adesso uguale Rau e anche Ambrosini che stasera non è entrato, ma lui ha dato il suo apporto in tante partite, quindi ecco, siamo una squadra completa. Io non dico niente. Il primo set era, diciamo, forse un po' troppa l'attenzione che avevate accumulato, Genova è riuscito a mettervi sotto, però poi è uscito il carattere di questa squadra che riesce sempre ad essere puntuale nei match. Sai, la pressione qui è tanta, poi ci sono tutte le vacanze di Natale per farlo aumentare, era una sfida non decisiva ma quasi, ecco, quindi il primo set diciamo che non è che loro hanno meritato, è che noi siamo stati un po' troppo tranquilli, ecco. Poi quando abbiamo capito che abbiamo le qualità siamo riusciti, insomma, a rimporre e non mi sembra non ci sia stata poi tantissima partita, ecco. Ovviamente chiudiamo con la dedica tua personale di questa vittoria. Dedica a moglie e figlio, a Letizia e a Tommaso, lui è nato il 21 e la moglie non vede l'ora, voleva esserci, purtroppo non ce l'ha fatta perché il bimbo è troppo piccolo. Però ci sarà, da fine gennaio sarà qui a tifare anche lui con la magliettina di Rambo, piccolina la farò, e insomma la dedica a loro due.